Allora, oggi lunedì 8 febbraio, qui al porto di Marina di Carrara, un convegno Quale futuro per il porto stesso? Una giornata piena di relatori, una giornata dove hanno spaziato in vari argomenti. Una giornata che ha avuto un grosso successo anche di pubblico, perché presenti in sala tantissime persone, posti in piedi, quindi è una grande soddisfazione. Sì, sicuramente, è un convegno nato un paio di mesi fa, perché bene o male intorno al porto di Marina di Carrara c'è una grande attenzione, ci sono parecchi avvenimenti, tutti legati a futuri investimenti che se andranno in porto, diciamo, anzi diciamo a buon fine, perché sennò sta anche male dire porto, se andranno a buon fine, va bene, e questi si concretizzeranno con l'accordo di programma che si spera possa essere firmato a breve, riusciranno sicuramente a portare a slanciare l'economia del nostro territorio e con la speranza poi alla fin fine di portare posti di lavoro, e con il nostro territorio la provincia di Massa Carrara ne ha assolutamente bisogno, ne ha. Quindi ringraziamo, scusa non ti ho neanche presentato, Mannini Luca, segretario del presidio FIT CISL di Massa. E grazie.